Maremma non credio che tante n'abbia, quante visce gli avea su per la groppa, infin ove comincia nostra labbia. Vanni Fucci, che aveva pronunciato terribili parole profetiche contro Dante, fa poi un gesto sceno con entrambe le mani verso Dio. La punizione divina è immediata. Due serpenti si avventano contro di lui e lo immobilizzano. Di fronte a questa grave offesa a Dio, il sommo poeta prorompe in una violenta invettiva contro Pistoia. Passa veloce per raggiungere e punire Vanni Fucci, un centauro infuriato. È Caco, che è qui per essere stato un ladro. Ha sulla groppa un groviglio di serpenti e sulle spalle un drago che lancia fuoco dalla bocca. Dante e Virgilio assistono a terrificanti metamorfosi che coinvolgono cinque ladri fiorentini. Tre di questi si presentano ai due poeti per conoscere il loro nome. Poi uno di loro, Agnolo Brunelleschi, chiede agli altri due, che sono Buoso Donati e Puccio dei Galigai, detto lo sciancato, dove sia rimasto Cianfa Donati. Giunge all'improvviso un grosso ramarro a sei zampe che si avventa su Agnolo ed è proprio Cianfa. I due si fondono in un essere mostruoso che si allontana. A questa prima metamorfosi ne segue un'altra. Arriva un serpentello nero che morde Buoso all'ombelico. Questi si trasforma in serpente che si allontana sibilando, mentre il serpentello appare come un uomo. È Francesco dei Cavalcanti, detto il Guercio, che fu ucciso dagli abitanti di Gaville, i quali ancora piangono per la feroce vendetta attuata dai suoi familiari. Questi si alza e, parlando e sputando, si allontana. Dei tre ladri che si erano presentati ai due poeti, rimane Puccio, che è l'unico a non subire trasformazioni. Al fine delle sue parole, il ladro le mani alzò, con amendue le fiche, gridando: «Togli Dio, cattelle e squadro!» Da indi in qua mi fuor le serpi amiche, per cuna li s'avvolse allora al collo, come dicesse: «Non vo che più viche!» E un'altra le braccia e rilegollo, ribadendo se stessa sì dinanzi, che non potea con esse dare un crollo. «Ai, Pistoia, Pistoia, che non stanzi d'incenerarti, sì che più non duri, poiché malfare il seme tuo avanzi? Per tutti i cerchi dello inferno scuri non vidi spirto in Dio tanto superbo, non quel che cadde a Tebe giù da muri. El si fuggì, che non parlò più verbo, e io vidi un centauro pien di rabbia venir chiamando: «Ov'è, ov'è l'acerbo?» Maremma non credio che tante n'abbia, quante visce gli avea su per la groppa, infin ove comincia nostra labbia. Sovra le spalle, dietro dalla coppa, con l'ali aperte, li giacea un draco, e quello affuoca qualunque s'intoppa. Lo mio maestro disse: «Questi è Caco, che sotto il sasso di Monte Aventino di sangue fece spesse volte l'aco. Non vacco suoi fratei per un cammino, per lo furto che frodolente fece del grande armento che gli ebbe avvicino, onde cessar le sue opere biece sotto la mazza d'Ercule, che forse gliene die 100 e non sentì le 10». Mentre che si parlava ed el trascorse, e tre spiriti venner sotto noi, de quai né io né il duca mio s'accorse, se non quando gridà: «Chi siete voi?»
perché nostra novella si ristette e intendemmo pur ad essi poi. Io non li conoscea, ma e seguette come suol seguitar per alcun caso, che l'un nomar un altro convenette, dicendo: «Cianfa, dove fia rimaso?» Perch'io, a ciò che il duca stesse attento, mi posi il dito su dal mento al naso. «Se tu sei or lettore, a creder lento ciò che io dirò, non sarà maraviglia che io che il vidi appena il mi consento. Com'io tenea levate in lor le ciglia, e un serpente con sei piè si lancia dinanzi all'uno, e tutto a lui s'appiglia. Co piè di mezzo li avvinse la pancia, e con gli anterior le braccia prese, poi li addentò, e l'una e l'altra guancia, li diterani alle cosce distese, e miseli la coda tra ambedue, e dietro per le ren sulla ritese. Elle rabbarbicata mai non fue ad alber sì, come l'orribil fiera per l'altrui membra avviticchiò le sue. Poi s'appiccar come di calda cera fossero stati, e mischiar lor colore, nell'un nell'altro già parea quel ch'era. Come procede innanzi dall'ardore per lo papiro suso un color bruno che non è nero ancora e il bianco more. Gli altri due il riguardavano e ciascuno gridava: «Omè, agnel, come ti muti? Vedi che già non sè né due né uno!» Già eran li due capi un divenuti, quando n'apparver due figure miste in una faccia, ov'eran due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste, le cosce con le gambe, il ventre, il casso, divenner membra che non fu ormai viste. Ogni primaio aspetto ivi era casso, due, e nessun l'immagine perversa parea, e tal sengio con lento passo, come il ramarro sotto la gran fersa dei dì canicular cangiando sepe, folgore par se la via attraversa, si pareva venendo verso l'epe degli altri due un serpentello acceso, livido e nero come grandi pepe. E quella parte onde prima è preso nostro alimento, a l'un di lor trafisse, poi cadde giuso, innanzi lui disteso. Lo trafitto il mirò, ma nulla disse, anzi, copiè fermati, sbadigliava, pur come sonno o febbre l'assalisse. Elli, il serpente, e quei lui riguardava. L'un per la piaga e l'altro per la bocca fummavan forte, e il fummo si scontrava. «Taccia Lucano, omai là dove tocca del misero Sabello e di Nasidio, e attenda udir quel cor si scocca. Taccia di Cadmo e d'Aretusa, Ovidio, che se quello in serpente e quella in fonte converte poetando, io non lo invidio, che due nature mai a fronte non trasmutò siccome in due le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Insieme si rispuosero atta enorme, che il serpente la coda in forca fesse, e il feruto li strinse insieme l'orme. Le gambe con le cosce se costesse s'appiccar sì, che in poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdeva là, e la sua pelle si facea molle, e quella di là dura. Io vidi entrar le braccia per l'ascelle, e i due piedi la fiera, che eran corti, tanto allungar quanto accorciavan quelle.
poscia li piedi rietro, insieme a torti, diventaron lo membro che l'uom cela, e il misero del suo n'avea due porti. Mentre che il fummo l'uno e l'altro vela di color novo, e gera il pelsuso, per l'una parte e dall'altra il di pela, l'un si levò e l'altro cadde giuso, non torcendo però le lucerne empie, sotto le quai ciascun cambiava muso. Quel che era dritto il trasse ver le tempie, e di troppa matera chin là venne uscir gli orecchi delle gote scempie, ciò che non corse indietro e si ritenne di quel soverchio, fe naso alla faccia e le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giacea il muso innanzi caccia e gli orecchi ritira per la testa, come face le corna la lumaccia. E la lingua, ch'avea unita e presta, prima a parlar, si fende e la forcuta nell'altro si richiude e il fummo resta. L'anima che era fiera divenuta, suffolando si fugge per la valle e l'altro dietro a lui parlando sputa. Poscia li volse le novelle spalle e disse all'altro: «Ivò che buoso, corra! Come ho fatt'io, carpon per questo calle!» Così vid'io la settima zavorra mutare e trasmutare, e qui mi scusi la novità se fior la penna borra. E avvegna che gli occhi miei confusi fossero alquanto e l'animo smagato, non poter quei fuggirsi tanto chiusi chi non scorgessi ben puccio sciancato, ed era quel che sol di tre compagni che venner prima non era mutato. L'altrera quel che tu, gaville, piagni.